Noi chiediamo per Mario Giardini un luogo che ci possa accogliere. Noi abbiamo necessità e urgenza di un edificio innanzitutto sicuro, che ci dia la possibilità di dire ai nostri bambini: state tranquilli, perché noi qua possiamo lavorare senza correre nessun rischio. E due, vogliamo lavorare insieme. Noi siamo abituati ad essere un corpo docente unito. Noi abbiamo colleghe, per esempio, della prima, che stanno alla scuola dell'infanzia Vanni in via Caselli, che non vediamo mai. E quindi anche lo scambio tra docenti, che è fondamentale, in questo momento non c'è. Noi a questo punto, visto l'episodio del 3 ottobre, dove purtroppo in classe di mia figlia le mura separatorie hanno dato dei problemi, e noi vorremmo i moduli, l'unica cosa sicura, e nel frattempo chi deve prendere le decisioni le può prendere con tutta calma, qualsiasi decisione prenda purché sia sicura. È una realtà, quella che stiamo vivendo, purtroppo difficoltosa. Noi speriamo che l'amministrazione comunale risolva al più presto la nostra, appunto, situazione, che vede non solo i docenti coinvolti, ma vede gli alunni, le famiglie che sono state costrette praticamente a ribaltare le loro abitudini. Quindi chiediamo al più presto un edificio nuovo, nuovo nel senso che un edificio in cui andare, sicuro, dove svolgere le nostre attività, per cui è un patrimonio che la comunità pennese e la comunità scolastica in toto non può perdere.